Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi abbiamo telefonato a Nicola Zarrella di Bergamo, un collega ambulante e anche presidente di Euro Imprese e Commercio. A voi la telefonata. Prima di tutto, come stai, Nicola? Sono in casa, non ho nulla, siamo chiusi, segregati in casa perché poi sai che qui a Bergamo abbiamo un focolaio abbastanza forte. Appunto, prima di tutto sono contenta che almeno voi state bene e in famiglia. Non ho avuto nessun caso, Di meno adesso e male, poi speriamo siete di chiusi. rimanere immuni da questa situazione. Adesso poi se siete in casa ormai da quanto? 10 giorni, Ma dice. io sì, noi siamo in casa cos'era venerdì scorso, quando muoio, no, venerdì, venerdì, sì, da venerdì, noi perciò sono 10 giorni che siamo in casa. Lo pensiamo un po' tutti che comunque fino a Pasqua, dopo Pasqua, vedrai che non potremmo andare in giro perché non è una cosa che comunque possiamo prendere alla leggera perché tanto abbiamo visto a che cosa porta. Quindi, però. Sicuramente, sicuramente fino a quel periodo e si spera che poi lo Stato, adesso ad oggi ho sentito perché sono in contatto, mi hanno detto che il decreto che hanno fatto è solo per il mese di maggio, hanno questi 600 euro mensili. Spieghiamo bene perché ti dico, io già ho delle domande di alcuni ambulanti che, ecco, visto che ci Ne hanno sono già fatti tanti anche per un WhatsApp, tutto il gruppo che Ecco. ho come associato. Tutti perché sanno che poi più o meno riesco, visto i contatti che ho, ad avere delle notizie di prima mano, visto Ecco, che allora tramite diciamolo bene. operatori. Ecco, diciamo, Nicola Zarrella, tu sei presidente di Euro Imprese e Commercio, quindi adesso sei a casa, ma comunque col telefono lavorerai e avrai i contatti. Ecco, quindi, Tutti i giorni, praticamente. ecco, Sì, allora i 600 euro spieghiamo. dovevano essere dati a tutti, indistintamente, a tutte le partite IVA, ma in questo caso 4 milioni di partite IVA sono tante, e dover dare 600 euro a testa, i 25 miliardi a disposizione, di questi 25 dovevano essere presi una grossa fetta e dati completamente alle partite IVA. Purtroppo, da quello che so io, dalle fonti certe che mi hanno dato, verranno dati 600 euro, ma solo agli ambulanti o agli esercenti o piccole partite IVA che hanno avuto nell'altra dichiarazione, non quella che si presenterà quest'anno, ma quella del 2018, quella del 2019, che hanno un reddito sotto i 10.000 euro. È Ah, ecco. ridicolo. Ecco, È quindi. ridicolo sì, perché aiutiamo sì, loro vogliono aiutare chi ha un reddito basso perché Certo. incassa e guadagna poco. È ridicolo perché se un imprenditore dichiara sotto i 10.000 euro, mi viene il dubbio che ci siano tanti furbetti che facciano anche una dichiarazione molto, molto bassa e irrisoria. Allora a questo punto a chi aiutiamo? Ecco. Aiutiamo tutti o aiutiamo solo una parte di commercianti e imprenditori che saranno un minimo di quelli di tutti gli imprenditori che avranno accesso a questi 600 euro? Una buona fetta, se non avranno accesso e si dovranno arrangiare con le proprie risorse che hanno, se hanno avuto fortuna e hanno avuto l'impegno di metterseli da parte. E questo non è giusto, perché per tutti nel mese di marzo siamo stati chiusi, abbiamo avuto delle perdite. Ah, E certo. invece lo Stato ha fatto questa per me una furbata, di dover darlo solo a determinate, una categoria che dichiara meno di 10.000 euro di reddito per poter dare una risorsa che si aggira intorno al miliardo di euro. Non è poco, ma sui 25 è un 25esimo, insomma, per gli imprenditori. Tutto il resto vanno agli altri. A noi ci hanno dato poi la possibilità di spostare dei pagamenti, che però se li sposti li devi pagare in ogni caso, perciò avrai quello più un altro. Ecco, infatti questa cosa qui è anche perché, come ho detto io, noi questi 2 mesi, perché siamo marzo e poi andremo a finire ad aprile, Ci e sarà poi anche un altro decreto ad aprire, sì.
chiamerà decreto aprile, questo si chiama decreto a marzo, l'altro Però, si chiamerà decreto aprile. quando perderemo, noi perdiamo 2 mesi di lavoro, quei 2 mesi di lavoro non li recuperiamo più. Non recuperandoli più, quando tu inizi a lavorare, quelli li hai persi. E se noi dopo dobbiamo, ci spostano i pagamenti e dopo li devi pagare doppio, insomma, alla fine è come darci una massata sui piedi. Io adesso per dire, oggi c'era la Potremmo dire scadenza. dall'altra parte, hai fatto bene a dirla sui piedi, però noi ce Ecco. l'hanno data sui piedi e a qualcun altro sui gemelli, magari agli uomini in questo caso, però non si può andare avanti per questo. Abbiamo chiesto ben altro, io lo dico come cioè, la nostra associazione, ho fatto una lettera aperta e l'ho mandata al Presidente del Consiglio, poi c'è stato anche tutte le altre associazioni, le ho lette, da ANA, per gli ambulanti, da Commercio, da Confesercenti, avevamo fatto delle richieste che più o meno si equivalevano. Tutti chiedevano almeno uno spostamento dei pagamenti e una moratoria per alcuni pagamenti che potevano essere i plateatici, quelli comunali, però lì vabbè, possiamo intervenire noi tramite l'ANCE, adesso vedremo. Sì, perché infatti noi, cioè io parto già dal presupposto che comunque se noi non facciamo i mercati, teoricamente ce lo dovrebbero già scorporare questi mercati che noi non facciamo. Assolutamente. Questi non dovremmo pagarli comunque quando sarà il momento. Io spero che ce li cavino, giusto? Questa era la nostra richiesta, infatti noi abbiamo preparato una lettera da inviare al presidente dell'ANCI, mi è stato suggerito da un senatore, dicendo guarda, se tu scrivi al presidente dell'ANCI, che è il presidente di tutti i sindaci d'Italia, e fai una richiesta di questo genere, è lui preposto poi a dover intervenire in una riunione con tutti i sindaci. E questo lo vedremo dopo o durante questa fase di diciamo che ci sta investendo. In questo caso noi abbiamo fatto una richiesta ben precisa di fare una moratoria almeno del mese di marzo e aprile, perciò togliere 2 mesi dai 12 mesi che paghiamo Certo. e spostare i pagamenti tutti a dopo alle ferie, settembre, ottobre, novembre, dicembre, cioè in quei 4 mesi dove, quando oramai l'onda economica diciamo di crisi si possa iniziare a pensare che svanisca, insomma, che inizi Certo. a vedersi uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Questo lo dovremo vedere nel prossimo mese. Adesso vediamo quando poi anche loro si possono riunire e vedere di spingere su questa situazione. Non è facile perché i comuni poi ti mettono davanti al problema che sì, non hai lavorato, ti possiamo togliere 2 mesi, i pagamenti non troppo lontani perché anche loro adesso avranno meno entrate, insomma c'è Certo. un caos economico che sarà un braccio di ferro Certo. da qui a fine anno, Lo so, sicuramente. però io parto dal presupposto che in questo momento, come hai detto te, se tutte le associazioni, come hai detto te, Eurimprese, ANA, Confcommercio, Eccetera, Confesercenti, eccetera. se si mettono tutti lì in questo momento a essere uniti e a fare le stesse richieste, secondo me la politica e lo Sicuramente. sta, ecco, quindi adesso è una cosa importante quella che voi Ma siate io uniti penso per noi, che, insomma, per la poi categoria. infatti io sono dell'idea che in questo momento si dovrebbe preparare un tavolo di crisi dove ci si siede tutti assieme, guardandosi in faccia e vedere di portare delle proposte identiche. Magari forse riuscire anche a parlarne in precedenza prima di arrivare al tavolo del governo Certo. eventualmente proporre cose univoche in modo che il governo vede che c'è veramente tutte le associazioni che rappresentano i 180-190 mila ambulanti che chiedono le stesse cose e magari si fa una battaglia unica anche se ci saranno da fare delle proteste quando si potranno fare. Certo. Nel dopo emergenza. Queste sono per me, ormai non ci si deve più guardare, non si deve più guardare a dire io sono più bravo, sono più bello, sono più alto, sono più brutto, sono più forte o meno forte, insomma, bisogna mettersi lì e fare le cose, non, come anche in politica non devono fare polemiche, anche qua non bisogna fare polemiche e trovare una soluzione Certo. ai problemi
degli ambulanti, altrimenti non facciamo il bene di nessuno. Sì. E questo era il concetto. Adesso vediamo. Ho visto già nelle proposte che sono state inviate, le ho lette, tutti più o meno chiedevano le stesse cose, magari una cosa in più, una cosa in meno, ma però il concetto era quello. Sì. Per la categoria. Sì, perché marzo-aprile sarebbe importante che i pagamenti proprio fossero sospesi. Ma io so che quello di marzo, ho letto sul decreto, il decreto era la botta, ma poi mi è stato confermato poco fa, sono stati spostati i pagamenti di marzo tutti al 31 maggio, quelli che sono in scadenza di marzo. Sì, perché oggi... Perché oggi scadeva l'IVA comunque, mi sembra, vero? Quello del 16, allora si può pagare o il 20 per chi ha le possibilità di pagare, cioè lo Stato ha detto se voi potete pagare, che volete pagare, noi vi diamo l'opportunità di farlo il 20 invece che il 16, vi hanno dato questi 4 giorni per chi vuole pagarlo, se non voglio rimanere indietro, magari ha le possibilità economiche. Chi invece non ha questa possibilità, giustamente saranno la maggioranza, hanno lo spostamento al 31 maggio 2020 come proroga per i pagamenti del mese di marzo. Poi per aprile vedremo col prossimo decreto. Ecco, quindi voi la moratoria la chiedete sui plateatico, su... plateatici, sull'immondizia anche Tari. Cosa, che sono la cosa principale perché non abbiamo lavorato, certo. E non abbiamo potuto mettere giù nel posteggio, perciò gli ambulanti a maggior ragione chiedono una moratoria almeno dei 2 mesi, di 2 mesi sui 12, perciò c'è da calcolare questi 2 mesi di sconto su quelli che sono i plateatici annuali, certo. Dopodiché su quelle che sono le tasse, ecco. Allora abbiamo chiesto anche delle moratorie su quelle che sono l'IVA stessa, certo. O addirittura si chiedeva l'INPS, ma ecco, quelle sono cose un po' più difficili perché giustamente mi hanno fatto presente, l'INPS sono i contributi nostri personali, li possono spostare magari con una suddivisione a rate o rateizzandole un po' più lunghe, cioè spostandole a maggio, ma magari uno può chiedere la rateizzazione di quelle cartelle, di quelle rate, di quelle cifre, spostandole magari anche in 12 mesi, dividendole in 12 mesi nel futuro. Sì. Queste sono le, però non possono farti una moratoria in qualcosa che ti serve a te per la pensione. Questo mi era stato messo davanti come problema. Però in ogni caso la moratoria si potrà fare sui plateatici e quella richiesta di quei soldi come contributo, che sono arrivati 600 euro in un mese, si sperava un po' di più, ma sono quelli che ti possono dare come aiuto finanziario per tirare avanti per la famiglia, per poter affrontare le spese familiari e per eventualmente un sostentamento mensile, insomma. Ecco, però questo abbiamo... Anche le bollette. Ecco, infatti, allora, le 600 euro abbiamo detto, quindi ripetiamolo, le 600 euro vanno a chi ha avuto nella denuncia dei redditi del 2019, giusto, dico bene? Certo, ecco. Presentati nel 2019, un reddito netto. E per richiederlo come fa? Dovrebbe farlo il commercialista, teoricamente? In questo caso dobbiamo aspettare che esca il decreto, perché poi sì. Ci saranno tutti i regolamenti attuativi per poter fare le varie richieste, queste cose tecniche per poter arrivare ad averli. Ho parlato di un assegno, perciò si dovrà fare una richiesta, si dovrà presentare i documenti e dopodiché dovrebbe poi arrivare un assegno a casa. Questo è, parlando di assegno, vuol dire che non è uno sgravio su quello che dovresti poi pagare, cioè non è che ti fanno uno sconto sulle tasse, ecco. Per quei 600 euro. Sì, perché... Si parla di un assegno, perciò ecco. Vuol dire che uno deve fare una domanda per poi ricevere i 600 euro. Ecco, speriamo che facciano una domanda facile, perché sappiamo che quando si vanno a chiedere i soldi è sempre una fatica difficile. Quindi chiediamo in questo momento, per favore cercate di fare
in modo che questa domanda sia il più facile possibile, anche perché io non so, magari alcuni commercialisti sono chiusi e quindi magari ce la dovremmo fare da casa, perché non è che possiamo aspettare chissà che o Certo, chissà quando si come. ha online, Ecco, quindi visto che per. ormai è tutto Ecco, deciso sì, quindi. insomma. Perché sai, magari per prendere 600 euro devi far fare la domanda commercialista oppure la Confesercenti per fare speriamo che si mettano qui una mano sul cuore, che la domanda sia facile, che basti la dichiarazione dei redditi, faccia vedere che tu in effetti, tanto quella la accedi, la chiede al commercialista, te la dà. Ecco, quindi se vogliono la possono vedere anche loro online e automaticamente, perché se inizi devi fare la domanda, farla fare, magari spendere 100 euro per far fare la domanda e cose varie, oppure alla fine non sono più Certo. 600, quindi Adesso vediamo poi quando esce il decreto ecco. che cosa hanno messo come regolamento per ottenerli. Ecco, poi magari. Però è sempre sono sempre briciole date non a tutti, Ecco, ripeto, lo so, per me amo sono perché l'abbiamo. briciole, perché è poco, ma poi è il problema che non è dato a tutti. Ecco. Ci sono tanti imprenditori che sono stati fermi, che hanno magari sì, avuto una dichiarazione di più di 10.000 euro, ma questo non può dare, diciamo, via libera allo Stato di penalizzarli, perché sono Certo. stati chiusi anche loro come tutti gli altri. E se non gli dai 600 euro, dovranno attingere a qualche soldino che hanno da parte, ma poi vanno a penalizzare l'attività che dovranno riprendere quando ci sarà la possibilità. Sentiamo Mai e aspetto il decreto e poi volevamo valutarlo. Volevo valutarlo anche col presidente nazionale nostro di Euroimpresa, perché noi abbiamo 22.000 aziende, non abbiamo solo gli ambulanti e i commercianti in sede fissa che io ecco. rappresento, ma abbiamo anche 22.000 aziende che sono dall'artigiano ai piccoli imprenditori, piccole e medie imprese e addirittura ai liberi professionisti. Adesso vediamo un attimino cosa di leggere bene il decreto e poi vedere di prendere una posizione sia con un'uscita ufficiale, con un comunicato stampa e poi cosa intraprendere. Io sento già gli ambulanti, sono sul piede di guerra, i commercianti uguali, le partite IVA uguali. Ho Certo, scritto già certo. tanti su WhatsApp, su Facebook e mi hanno detto che questa è una presa per il Sì. culo, parliamoci chiaro, cosa Per noi sì, vuol dire. per noi sì. Un'altra cosa, a questo punto, il 1 luglio, non è che ci vogliono fare poi lo scherzetto, vero? Oppure la lotteria degli scontrini, Allora, anche ecco. lì, anche noi abbiamo chiesto di eliminare la lotteria degli scontrini. Nella proposta c'era di togliere la lotteria degli scontrini, che ha diciamo, un valore di 4 miliardi e mezzo, e automaticamente metterli a disposizione degli imprenditori per avere questi rimborsi di mancato guadagno. Ci è stato detto che no, loro hanno già predisposto questo e so che il 7 di agosto è stato per il momento data conferma che ci sarà la prima estrazione. No, Perciò questa è una brutta notizia. cioè, quindi non hanno in questo momento intenzione neanche di toglierci la Finiscono a lotteria. spendere. Perciò noi abbiamo chiesto sia la lotteria, come l'ha chiesto anche gli altri, sia anche lo spostamento dopo luglio a dicembre del settore telematico, e adesso Dell'obbligo. in questo decreto non c'è, perciò dobbiamo vedere se nel mese di aprile possiamo riuscire con un prossimo decreto a fargli cambiare idea. Per adesso per loro non hanno possibilità di togliere quei 4 miliardi e mezzo, oltre a quelli che hanno già messo da 25. Quindi bene, un'ulteriore massata sempre a noi. Vabbè, Sempre, sempre a noi. loro, quando un ministro delle finanze dichiara ieri se avete le possibilità pagate diciamo, le tasse, l'IVA, quello che c'è da pagare, e vi ha consigliato di pagare così non avete altri tributi che vi si accavallano, in modo che anche l'erario non soffra, cioè no, mi prendi in giro. Certo. Fai un
decreto da 25 miliardi e poi chiede a chi può di poter pagare, certo, se può, per l'amor di Dio, magari non vuole neanche andare, ci sono quelli che dicono sto bene, ho da parte dei soldi, preferisco pagare. Certo. Ma non devi essere tu a consigliarlo agli imprenditori che in questo momento stanno sempre. Ascolta, adesso quindi l'unica cosa che chiediamo appunto a tutte le associazioni, quelle che ci sono adesso in Italia, che sono nate in questi anni, chiediamo che voi in questo momento siate uniti più che mai per lottare per la categoria, quindi cercate veramente, come hai detto te, di fare un tavolo, parlare, discutere tra di voi e poi portare le stesse... Ecco. Penso che potremmo fare anche un tavolo di crisi dal Ministero al Mise, con tutti i rappresentanti. Certo, e poi quando finirà tutto questo, se la politica non ci dà una mano, bisogna che... Ecco, stavolta dobbiamo essere veramente tutti insieme a scendere in piazza, a fare vedere che noi siamo uniti. Allora, io l'ho lanciata su Facebook, ho visto che ho avuto parecchia gente che gli è piaciuta questa iniziativa. Allora, io inviterei tutti a produrre prodotti italiani e comprare prodotti italiani. Certo. Perciò prima i prodotti italiani, un hashtag con prima prodotti italiani, che è importante, e da lì fare in modo che si rilancia il tessuto produttivo italiano, e noi come Euroimprese infatti vogliamo fare, perché abbiamo la fortuna di avere anche 22.000 aziende a livello nazionale, tutti i tipi, dall'agricoltura all'agroalimentare, al turismo e via dicendo, proprio per aiutarci. Se non facciamo questo tipo di operazione di andare a produrre, aumentare la produzione italiana e incentivare l'acquisto dei prodotti, perciò c'è una richiesta e c'è un aumento di produzione, e se non siamo più nazionalisti non ne usciamo facilmente, perché con la globalizzazione, con i prodotti che arrivano dall'estero, è difficile risollevarsi dopo una roba del genere che è uguale a una guerra. Certo. Perciò dopo la guerra ci siamo salvati con l'aumento della produzione del Made in Italy, che poi è diventato quello che è. Perciò sì, questa è l'idea. Sì. E noi cercheremo di proporre una roba del genere a chi ci dà una mano anche a livello politico. Sì, diciamo che comunque comprare prodotti italiani e cercare di andare a comprare nelle botteghe, nei piccoli negozi, sì, e tornare al mercato. Perché diciamo che la grossa distribuzione, la vendita online, in questi anni ha fatto chiudere parecchie serrande. Anche la politica stessa dice chiudono le serrande, tutti i giorni vedo articoli e chiudono le serrande. Benissimo. Cosa fai per tirarle su? Perché per tirarle su, se non fai niente, è inutile che mi fai un articolo, chiudono al giorno tot attività commerciali e poi politica non dai una mano alle attività commerciali che ci sono per riprendere. Adesso lo vedrà, lo stanno vedendo, le città che hanno l'obbligo di chiudere tutti i negozi con le serrande chiuse, senza luce, senza gente in giro, questo è il futuro. Certo. Se si chiudono i negozi, perché poi la gente si dovrà riversare in un centro commerciale dove alla fine gireranno un sacco di possibilità di batteri e virus, perché purtroppo è così, nelle parti chiuse con tantissima gente si ha queste problematiche, che si chiede alla gente di dover tornare a comprare nei mercati, nei negozi, per dare possibilità agli italiani e italiani e non italiani, diciamo, a chi è qui in Italia a lavorare, di poter vendere prodotti italiani. Certo, per il bene di tutti, perché adesso l'unica, quando usciremo, speriamo presto, da questo coronavirus, ci sarà da ristabilire l'economia, e l'economia la ristabilisci solo così, perché adesso il dislivello che abbiamo tra grossa distribuzione, piccole botteghe, piccoli commercianti è troppo elevata, c'è troppa grossa distribuzione, c'è troppa vendita online, che non riesce a fare campare le piccole botteghe. Bisogna tornare a fare un equilibrio più stabile per l'Italia, quindi indirizzare la gente. La politica deve fare il suo lavoro per poter dare una mano a livello legislativo, e io direi che l'unica cosa che potrebbe fare è rifare un piano commerciale.
sociale, vedere un attimino di ristabilire le forze in campo. Dopodiché a questo possiamo chiedere alla parte politica. Invece noi dobbiamo fare il nostro lavoro interno, certo. Il nostro, quello di cercare di andare a trovare e di sviluppare diciamo dei prodotti italiani da vendere sul territorio, dall'agroalimentare, che è la prima cosa, certo. Fino a quei prodotti di generi vari, per poter poi rilanciare, come era prima, la produzione del tessile, la produzione delle scarpe, la produzione che non sia più all'estero, che ci sia prima l'Italia, dopo l'estero. Certo. E dopo, quando arriva il discorso dell'importazione, deve essere un'integrazione a quello che manca all'interno del territorio, altrimenti se non si fa così si fa il gioco contrario, noi ci impoveriamo e gli altri ti acquisiscono. Ti ringrazio Nicola della telefonata bellissima che abbiamo fatto, che non ci sentivamo, ma mi fa piacere sempre sentire. Saluto tutti i colleghi e in questo momento difficile vi chiedo di aver pazienza un attimino, perché è meglio non uscire per un periodo di tempo, ma salvaguardare quelli che è la salute, la nostra salute, quella dei nostri figli, perché poi torniamo a casa e abbiamo chi ha i figli, chi ha i nipoti, le nostre mogli, ma è aspettare di poter riprendere con più vigore, più forza, più voglia il nostro lavoro, che non morirà mai, eventualmente sarà ancora più forte, perché quando si ha le difficoltà si tirerà fuori quello che sono le idee e diciamo le novità che possono darci quella voglia e quell'economia in più che magari ci mancava qualche mese fa. Questo è importante, perciò vi faccio tanti auguri di non prendere nessun virus, nessuno assolutamente, e di rimanere a casa. Ok, aggiornati, ci sentiamo appena hai novità. C'è qualche novità? Ok, grazie, ciao.